Gaza e i piccoli ostaggi israeliani, l'Ucraina, il Sudan, la Siria, lo Yemen e tanti altri luoghi su tutto il pianeta dove guerre, carestie, dittature, povertà, sfruttamento negano un'infanzia serena a tanti piccoli. E lunedì scorso, 20 novembre, si è celebrata la Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, occasione che ogni anno serve per tracciare un bilancio sui progressi nella difesa dei bambini e dei giovani, ma che, ahimè, deve ancora discutere sul diritto alla vita dei piccoli. La Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza è stata celebrata lunedì anche a Mister Bianco presso la delegazione comunale di Lineri, dove si è svolto un incontro di animazione per nonni, genitori, bambini e disabili ed è stata inaugurata per l'occasione la sede della Protezione Civile affidata all'Associazione Le Aquile. Una serata che si è trasformata in una vera e propria festa in onore dell'infanzia, un inno alla solidarietà grazie al contributo di tanti volontari coordinati dall'Associazione Le Aquile che per alcune ore ha spazzato dalla mente le immagini dei bambini dai fronti di guerra che i TG propongono tutte le sere. L'iniziativa è stata impreziosita da un food truck di cucina d'emergenza gestito dallo chef e volontario Peppe Aloisi, che insieme agli allievi della scuola ARS delle sedi di Catania e Mister Bianco ha preparato un risotto offerto ai partecipanti. Presenti insieme al sindaco Marco Corsaro e ad assessori della sua giunta e consiglieri comunali, il vice prefetto vicario Sarita Giuffrè e il comandante della tenenza dei carabinieri di Mister Bianco, tenente Federico Fontana.